Grazie a tutti di essere presenti, è una bella serata, vivremo sicuramente una serata magica di come solo Carlo Faiello sa farci vivere. Io voglio ringraziarvi di essere qui a Scampia, mi sembra ringraziare chi ha voluto questo concerto qui stasera, perché c'è tanta bella gente, vogliamo dimostrare che a Scampia non è solo quello che avete visto per Gomorro, come avete letto sui giornali, ma ci sono tante realtà importanti, questa ne è una. Mi assicuro che la realtà associativa che c'è a Scampia non si riscontra in nessun altro quartiere della città. Me lo consentiate, mi consentite questa cosa, perché veramente qui c'è, io che non sono di Scampia, ho trovato una dimensione straordinaria di tante associazioni, di tante persone che si spendono per riscattare questo territorio e per dimostrare che questo è un quartiere normale, fatto di persone normali, per la maggior parte di persone per bene. E questa serata capita proprio ad hoc, la chiusura di estate a Napoli, nelle periferie, ma è anche, come dire, è la nostra 34esima stagione, il nostro 33esimo compleanno dell'Arci Scampia. E poi, come dire, festeggiamo l'inizio, ci sono tanti ragazzi nostri che giocano a pallone, e poi me lo consentite, se c'è qualche tifoso mi perdoni, ma festeggiamo anche l'andata a casa di Salvini, e quindi salutiamo il nuovo governo con grande soddisfazione. Abbiamo perso un po' di tempo perché stiamo aspettando i ragazzi di Libera, perché questo centro sportivo sarà teatro per 3 giorni, da domani mattina fino a domenica mattina, del torneo Libera in Gol. Cioè, i ragazzi di Libera arrivano qui da tutta Italia, sono venuti con i camper, si sono accampati con le tende qui nel centro sportivo e faranno questa manifestazione sportiva che dura 3 giorni. Adesso stanno cenando da Kikù, che è un'altra bellissima realtà di questo territorio. Io vorrei solamente salutare una persona, ovviamente saluto tutti gli ospiti, le persone che sono venute, che sono anche persone importanti, le persone delle istituzioni, il consigliere Acciavatti e tanti altri, ma voglio salutare con grande affetto una piccola grande donna, che è Antonella Leardi, che è la mamma di Ciro Esposito, che è venuta a trovarci, che ha saputo trasformare il suo dolore in impegno civile. Si batte per il quartiere e per il territorio contro la violenza. Non la faccio lunga, altrimenti parlerei per tanto tempo. Do ovviamente il via a questo grandissimo concerto di questi grandissimi professionisti, di Carlo Faiello, che io ho avuto la fortuna di ascoltarlo già e che mi ha fatto veramente sognare per una serata. Grazie a tutti e buon divertimento.